circa, parliamo di 1.700.000 euro, quindi ci sono. Comunque, sono interventi di una certa rilevanza. Poi c'è il discorso della viabilità. La viabilità è una scelta dell'amministrazione di andare verso, no, un rafforzamento dell'utilizzo, diciamo, del parcheggio ai lati del centro storico, e quindi in questo senso va il lavoro svolto per quanto riguarda i parcheggi. Quindi l'intervento sui parcheggi va in questa direzione. È una serie di interventi anche importanti che vanno appunto su questa linea. Poi sottolineo, sono scelte che erano state già programmate nel programma di mandato, gli interventi sugli assi viari che finalmente in qualche modo vengono alla luce. E in particolare volevo sottolineare l'intervento di collegamento tra via Puccini e Viale del Lavoro, che è la famosa la bretella, diciamo, tra virgolette, che collega la parte sud alla parte nord. Poi la via Campolungo, che viene in qualche modo rifatta, rimessa a posto, quindi collegherà la parte, diciamo, di via Roma con il nuovo ospedale, con l'ospedale di Murri, e infine il collegamento, l'ampliamento via il Verziere. Quindi anche qui sono interventi importanti sugli assi viari. Poi la cittadella dello sport. Abbiamo detto ieri sia la città dello sport, abbiamo visto in tutte le sue espressioni, quindi è evidente che c'è un intervento importante da questo punto di vista. Quindi dal punto di vista della città dello sport, lo sviluppo del campo rugby e quant'altro, è evidente che è una prospettazione di un certo tipo che noi vogliamo dare proprio per sviluppare e valorizzare l'aspetto sportivo della città. Quindi poi gli interventi mirati sul fiume ed altri, però mi pare che la dinamica, la filosofia sia quella sostanzialmente di individuare quelle aree di intervento che noi riteniamo più importanti e che erano nel nostro programma di mandato. Quindi da questo punto di vista ci riteniamo, per quanto riguarda il gruppo Patto per Iesi, d'accordo con la linea dell'amministrazione, e per quanto ci riguarda la voteremo. Grazie consigliere Catani. Se si prenota. Non ci sono altri interventi. Se si prenota, assessore Garofoli. Credo che sia opportuno, dopo le varie statistiche e mezze cifre, non cifre, entrare di più nel merito di quello delle cose, delle scelte, e di quello che stiamo parlando, perché non ho, con tutto rispetto per i consiglieri, ma non ho sentito nessuno parlare di uno dei tanti lavori previsti in quel piano triennale e poi annuale, se non con imprecisioni come l'esempio dei 4 parcheggi che si dovrebbe realizzare, e quindi dice il consigliere Olivi che si pagherà sempre di più. Io ringrazio il consigliere Olivi perché nel suo lavoro che ha fatto è stato molto preciso nelle percentuali, e però credo che sia appunto doveroso entrare nel merito delle cose. E allora, per entrare nel merito, vorrei iniziare dagli edifici scolastici, laddove si è parlato anche di una percentuale, ma ricordo che noi dobbiamo completare l'Aquilone, ricordo che noi dobbiamo completare la Cappannini, tutti i lavori iniziati nel 2007, nel 2008, nel 2009. E oltre la Cappannini poi abbiamo la Garibaldi, sia l'edificio A che l'edificio B, la scuola Mazzini che il 1° settembre ritornerà
ad ospitare i nostri bambini in questo programma che è, non mi ricordo chi lo diceva, ma in realtà è una straordinaria manutenzione di tutto il territorio comunale, perché credo che in questo momento non ci sia altro da pensare se non cercare di ritirare fuori questa città da quella che vediamo. Non c'è né da fare polemiche né schieramenti di parte, la vediamo, la frequentiamo e vediamo i problemi, li tocchiamo con mano, ma forse spesso non riusciamo a dirci anche noi stessi la verità della situazione in cui siamo. E allora, rispetto agli edifici scolastici, continuo a dire, riusciremo a mettere a posto tutto il complesso scolastico del San Francesco, che è l'unico gruppo di scuole che stanno all'interno di un unico, non mi ricordo come si chiama, sotto l'aspetto scolastico, esatto, e la previsione di spesa, che è i 300.000 euro, è un finanziamento proveniente dalle alienazioni, che forse è uno dei pochi previsti dagli 800 milioni di euro che in questo anno, se vogliamo essere reali e parliamo della verità di questo piano, che non è tutto il project o tutte le altre cose, sono gli oneri che ci dà l'urbanizzazione, i costi di costruzione, se ce li darà, perché nessuno ha la bacchetta magica, non dipende solo da noi, dipende da una situazione complessiva. E poi gli interventi di eliminazione di barriere architettoniche ed adeguamento impianti antincendio, perché le nostre scuole purtroppo ne sono in gran parte sprovvisti. Non ci vuole una gran programmazione, c'è solo da incassare le previsioni di spesa fatte, sottolineo, sotto la previsione dello stesso bilancio. Cioè, noi abbiamo calcolato questi importi sulla base di all'anno di oneri che varia da 1,5 milioni a 2 milioni, tenete conto che all'incirca uno è solo già quelli che hanno sopra la fide iussione, quindi diciamo garantiti, cioè sono le famose rateizzazioni, e mentre a bilancio ne abbiamo iscritti 2.500, perché 2,5 milioni, scusate, perché forse è la cifra più vicina alla realtà. Quindi ci siamo tenuti anche, proprio per essere abbastanza reali rispetto a quello che andavamo programmando, nelle cifre. L'ultima è questa necessità di nuove sezioni di scuola materna, e invito poi a chi non l'ha fatta a leggere gli studi di fattibilità, ma questo ve lo voglio leggere perché la scuola per l'infanzia Anna Frank, è scritto nel documento, si trova al margine di viale del lavoro in una zona periferica della città, inserita in un'ampia zona verde che condivide, distante poche decine di metri, con l'edificio che ospita l'asilo nido Oasi. La recente crescita del limitrofo quartiere Smia rende necessario l'ampliamento della scuola in ragione di due nuove sezioni. Urbanisticamente l'ampliamento consente il pieno rispetto di tutti i parametri previsti. Sono 400.000 euro di finanziamento. E poi ancora il risanamento conservativo dell'Aquilone e del nuovo centro Maschiamonte, che abbiamo riportato, pur essendo due pratiche che sono lì dal 2008, credo, perché siamo intervenuti nella nuova distribuzione del finanziamento, e quindi abbiamo fatto questa scelta di riportarla in consiglio comunale, perché partivamo con finanziamenti che superavano l'uno 800.000 euro e l'altro 800.000 euro, quindi era 1,6 milioni di spesa. Noi siamo convinti che con soluzioni diverse riusciamo a spendere un importo inferiore rispetto a quello precedentemente preventivato. E così gli impianti sportivi, cioè se entriamo dentro ci accorgiamo, negli interventi degli impianti sportivi, che le necessità sono eliminare infiltrazioni d'acqua dalla copertura del palazzetto e la scherma,
eliminare infiltrazioni d'acqua dal palazzetto dello sport. Perché? Per scarsa manutenzione evidentemente negli anni. E così nel centro sportivo Cardinaletti, nei locali degli spogliatoi. E poi le palestre Asiago, Carbonari, Collodi e Federico II, che sono, sentiti anche i nostri tecnici, quelle che più hanno bisogno anche loro di manutenzione, perché anche qui parliamo di servizi igienici da rifare, di coperture, di pavimentazioni da rifare e così via. È chiaro che all'interno di questo la realizzazione del nuovo campo di rugby si farà e avverrà esclusivamente se si creeranno quelle condizioni che la società sportiva che è dietro al rugby, in accordo con il CONI, arriveremo a finanziare quegli interventi, come pure la cittadella dello sport. Credo che qui tutti capiscono che la cittadella dello sport si realizzerà esclusivamente se si creeranno situazioni culturali prima di tutti, finanziarie contestualmente. Credo che se i consiglieri comunali di questo Consiglio Comunale, tutti, indipendentemente da maggioranze e opposizioni, perché se la cittadella dello sport si realizza è un bene della città, di tutta la città, si realizzerà solo, ripeto, se si creeranno quelle condizioni. E così va avanti. I servizi cimiteriali, io forse no, perché non sono originario di Iesi, non sono nato a Iesi, anche se è moltissimo che vivo in questa città, ma credo che molti di voi qui hanno persone care al cimitero comunale, lo credo. E il cimitero comunale, laddove ci si lamenta da anni, io sento lamentele da anni, che piove, che c'è l'infiltrazione, cioè in ogni parte della città piove, c'è l'infiltrazione d'acqua, c'è tutte le manutenzioni straordinarie che dobbiamo fare. Come dovrà essere fatto un piano di opere pubbliche serio? Serio nel senso delle coperture finanziarie, non è un libro di sogni questi, ha un ordine di priorità e sarà realizzato secondo quell'ordine di priorità che ci stiamo dando. Il cimitero in 3 anni possiamo risolvere grazie alle entrate della rotazione dei loculi, della nuova costruzione dei loculi stessi, dell'area che sono anni che i cittadini chiedono di poter, tra virgolette, lottizzare, cioè è un'area precedente rispetto alla realizzazione, no, delle varie edicole che ci sono, ma che sono da non più di proprietà perché è passato tantissimo tempo, quindi andrebbe lottizzata nel senso di come deve essere ricostruita e venduta. Sono centinaia di migliaia di euro che serve per sistemare il resto, ovvero la strada che attraversa, quella via che attraversa la parte storica, diciamo, al resto, no? E è chiaro che ci può essere la possibilità di creare una variante in maniera tale che non sia una pista che rischia di aumentare le persone che poi sono interessate a questo. Come pure la distribuzione delle lampade votive, che credo che l'impianto sia, non so da quanti anni, lasciato in quella condizione, non era gestito direttamente dal Comune, l'abbiamo ripreso dalla società Iesi Servizi all'inizio dell'anno. E la previsione d'entrata garantisce il rifacimento dignitoso di quell'impianto che è sempre in quell'interno. La scelta non dell'impianto crematorio, la scelta del tempio crematorio, Gianangeli, è una scelta civile di questa città. Se siamo una città civile, dobbiamo pensare anche a questo, perché in questa città non ci sono solo cittadini italiani, non ci sono